Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli alimenti veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'alimento veterinario MaltFit. Gimborn Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 31 agosto 2012. Informazioni commerciali. Confezioni. Formulazione. Indicazioni. Posologia. Informazioni commerciali. Titolare. Gimborn Italia SRL. Concessionario. Gimborn Italia SRL. Confezioni. MaltFit con Malto 50G. Formulazione. Additivi per 1 kg. Vit. 8000 UI. Vit. D3 500 UI, VIT e 50 mg. Componenti analitici. Proteina 20,0%, lipidi greggi 22,5%, fibre gregge 2,5%, ceneri gregge 4,0%, umidità 8,0%. Ingredienti. Cereali, malto 20%, oli e grassi 19%, carne e sottoprodotti di origine animale, estratti di proteine vegetali, sottoprodotti di origine vegetale. Indicazioni. Mangime complementare per gatti. MaltFit sono gnocchetti gustosi e saporiti. Contengono malto aromatico naturale e componenti grasse. In tal modo favoriscono il processo digestivo e la naturale espulsione del pelo ingerito. Ecco la soluzione più semplice ai problemi del vostro gatto, ad esempio la formazione di pelo con conseguente vomito. Posologia. 7-10 pezzi per un gatto adulto. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato.